fate qui? Si devono fare 100 cose, voi perdete tempo, non se ne fa nessuna. Perdoni, signore, io credo che nel sito del baule sia una delle cose necessarie da fare. Io ho bisogno di voi per qualche cosa di più importante. Il baule fatelo riempire dalle donne. Le donne stanno intorno, la padrona non vi è modo di poterle nemmeno vedere. E questo è il difetto di mia sorella, non si accontenta mai. Vorrebbe tutta la servitù occupata per lei. Per andare in villeggiatura non le basta un mese. Due donne occupate un mese per lei è una cosa. Ne chiamate altre due in aiuto. Perché si fa fare in casa qualche vestito nuovo? No, signore, il vestito nuovo io lo fa il sarto. In casa si fa rinnovare i vestiti usati. Si fa fare delle mantiglie, dei mantiglioni, delle cuffie da giorno, cuffie da notte, pizzi, nastri, fioretti, un arsenale di robe, tutto questo per andare in campagna. Troppo è vero, ma la nostra villeggiatura è una delle più frequentate e di maggior impegno. Oh, Paolino, le ore passano, dobbiamo partire prima di sera, voglio che tutto sia pronto, ho bisogno di voi. Comandi. Prima di tutto le posate, ho timore che siano poche. Due dozzine dovrebbero essere sufficienti. Sì, ma chi mi assicura che in campagna non vengano truppe di amici? In campagna si tiene tavola aperta, è meglio essere preparati. Poi le posate si cambiano frequentemente. No, 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 no. Due coltelliere non bastano. Oh, signoria, non è obbligato a fare tutto quello che fanno i marchesi. Non ho bisogno che il mio cameriere mi venga a fare il pedale. Non parlo più. Andate dai miei vicini qui accanto e pregateli da parte mia di prestarmi due coltellieri. Bene. Già che ci siete, quattro sotto coppa e sei candelieri. Signore. Oh, nel caso in cui sono, io devo fare più del necessario. Il mio casino di campagna è di fronte a quello del signor Filippo, egli è un uomo che si tratta bene, un uomo splendido, generoso, non voglio certo fare brutta figura. Sarà servita. Ah, voi andate dal droghiere, fatemi dare 10 libri di caffè, 50 libri di cioccolato e 20 libri di zucchero. È un bel assortimento di spezie per la cucina, va? No, ditegli che pagherò il mio ritorno. Il droghiere l'altro ieri mi disse che sperava di essere saldato il conto vecchio prima della partenza. Ma non serve, ho detto che pagherò il mio ritorno. Benissimo. Ah, Paolino, fate che ci siano carte da gioco. Tutto il necessario per 7-8 tavoline, soprattutto che non manchino candele di cera. Anche la ceneria, prima del conto nuovo, vorrebbe saldato il vecchio. Comprate da qualche altra parte, anche se costano un po' di più. Si deve pagare in contanti. Ho detto che pagherò il mio ritorno. Oh, signore, al suo ritorno avrà una folla di creditori che li inquieteranno. Paolino, siete voi che mi inquietate più di tutti. Sono 10 anni che siete al mio servizio, diventate ogni anno più impertinente. Perderò la pazienza. Io se parlo per l'amore delle professe. Ma impiegate il vostro amore per servirmi e non per seccarmi, su. Fate quello che vi ho detto e chiamatemi Cecco. Cecco! 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 Comandi! Tieni, su. Allora, vada al signor Filippo, se in casa fai i miei complimenti, digli che ho prenotato i cavalli e che verso le 22 partiremo insieme. Poi passa all'appartamento di sua figlia, Giacinta, dille, meglio falle dire da una cameriera che manda a salutarla, che voglio sapere come ha passato la notte scorsa e che di qui a poco sarò da lei. Sì, signore. Cecco. Nel frattempo informati se per caso vi fosse il signor Guglielmo. Osserva se vi sia stato, se in casa credono che possa andarvi. Fa tutto bene e torna con la risposta. Subito, signore! Non posso soffrire che questo Guglielmo frequenti il Giacinto. Allora, le mie camicie. Signor fratello? Sì. È vero che avete prenotato i cavalli e che si deve partire questa sera? Sì, certo, non si stabilì così fin da ieri. Ieri speravo di poter essere pronta per partire, ma ora non lo sono. Mandate subito a sospendere l'ordine per i cavalli, perché assolutamente per oggi non si può partire. E perché? Perché il santo non ha terminato il mio mariage. Che diavolo è questo mariage? È un vestito all'ultima moda. Se non è finito me lo farete mandare in campagna. No, certo, voglio che me lo provi, lo voglio vedere, è finito. La partenza non si può rimandare, siamo d'accordo ad andare insieme col signor Filippo, con la signora Giacinta, si è stabilito di partire oggi. Tanto peggio, la signora Giacinta è di buon gusto, io non voglio venire col rischio di fare una brutta figura di fronte a lei. Ma di abiti ne avete in abbondanza. Sono anche delle anticaglie. Ti ho fatto fare uno nuovo pure l'anno passato. Ma da un anno all'altro gli abiti non si possono più dire alla moda, è vero che li ho fatti rifare quasi tutti, ma un vestito nuovo ci vuole, è necessario, non si può fare senza. Quest'anno è di moda i mariachi. Sì, certo. Finora in città credo che non se ne siano veduti. Spero di essere la prima a portarlo. Ma che abito è questo? Ci vuole tanto a farlo? No, ci vuole pochissimo. È un abito di seta di un colore solo, con la guarnizione intrecciata di due colori. Tutto consiste nel buon gusto di scegliere colori buoni, che si uniscano bene, che risaltino, ma non facciano confusione. Non so che dire, mi spiacerebbe vedervi scontenta, ma in ogni caso si deve partire. Io non ci vado assolutamente. E se non ci venite ci andrò da solo. Come? Senza di me? Avreste cuore di lasciarmi in città? Però poi a ripigliare. No, non mi fido. Se dovessi restare qui intanto che le altre vanno in villeggiatura, io mi ammalerei di rabbia, di disperazione. E allora venite. Ma andate dal sarto voi. Io. Obbligatelo a lasciare tutto e a terminare il mio mariage. Ho 100 cose da fare, io non ho tempo da perdere. Ed è stata la mia disgrazia. Davvero una gran disgrazia. Un abito in meno adesso è una disgrazia intollerabile. Piuttosto che restare qui o venire in campagna senza il mio abito, preferirei avere una malattia. Volesse il cielo. Che mi venga una malattia? No, no, che abbiate il vostro abito e che siate contenta. Signore? Sì. Il signor Ferdinando desidera salutarla. Venga. Senti, manda qualcuno immediatamente dal sarto e digli che finisca subito il mio abito, che lo voglio prima che io parta per la campagna, altrimenti non farà più il sarto in città. Sarà servita. Ma che fa, viene o non viene? Sarà in cucina.
in cucina? Curiosità, vuole sapere quello che si mangia per poi andarla a dire dappertutto. Signora Vittoria! Signor Ferdinando! Allora, anche voi dei nostri! Sì, sono dei vostri, mi sono liberato di quel seccatore del Conte Anselmo che mi voleva con sé per forza. Ma il Conte Anselmo non fa una buona villeggiatura? Sì, si tratta bene, fa una buona tavola, ma da lui si fa una vita troppo metodica, si va a letto presto, si faccia ancora prima. Io non farei questa vita per tutto l'oro del mondo, se vado a letto prima dell'alba posso prendere sonno. Ma noi sapete come si fa, si gioca, si danza, si va a cena tardi, poi col nostro farauncino il più delle volte si vede il sole. Questo si chiama vivere. Ma per questo ho preferito la vostra villeggiatura a quella del Conte Anselmo, poi quell'anticaglia di sua moglie è insopportabile. Vado ancora a fare la giovinetta. L'anno scorso i primi giorni sono stato io il suo cavaliere servente, poi è capitato un giovanetto di 22 anni e ha mollato me per attaccarsi a lui. Un giovinetto di 22 anni? Sì, e mi piace dire la verità, era un biondino bianco e rosso come una rosa. Se la sopportava. Ma sapete com'è, uno di quelle che si appoggiano dove possono, si attaccano a qualcuna di queste signore antichette che magari danno loro qualche zecchino per giocare, a che ora si parte? Ma non si sa ancora. Immagino che prenderete una carrozza da quattro posti. Io ho preso un calesse per me e mia sorella e un cavallo per il cameriere. E io come vengo? Come volete. Il signor Ferdinando verrà con me e voi andrete nel carrozzino con il signor Filippo e con la signora Giacinta. Signore? Sì? Signor Filippo, la salute le manda a dire che Cicchi Cavalli si affida a lei. La signora Giacinta sta bene, sta aspettando, la prega di far presto perché di notte non le piace viaggiare. Guglielmo? E questa mattina non si è visto. Benissimo, vi sarei che i cavalli siano pronti per le 21. Ma... veniate o non veniate, io parto alle 21. Io alle 21 sarò qui. No, ho preso un impegno, non mi farete mancare. Ci fossero delle buone ragioni, pazienza, ma per uno straccio d'abito no. Ci sono difficoltà? Cieco? Ecco! Signor. Sei stato dalla signora Giacinta? Sì, signore. L'hai veduta? L'ho veduta. E cosa faceva? Si provava un abito. Un abito? Nuovo? Nuovissimo. E com'è quest'abito? Credo sia un vestito da sposa. Da sposa? Hai sentito dire che sei sposa? No, ho sentito una parola francese che ha detto esatto. Ma cosa ha detto? Mariage! Mariage! Paolino! Paolino! Dov'è Paolino? Guarda se trovi Paolino. Se non c'è, corri dal sarto e digli che assolutamente entro tre ore deve portare il mio mariage. Non vuol dire matrimonio. Ma va, corri subito. Mi mandereste la partenza per la mancanza di un abito? E mi dareste torto per questo. Avete ragione. Lo fanno tutte, lo fanno quelle che non lo potrebbero fare. Lo fa la signora Costanza, per esempio. Quella che si tira dietro quella nipote, Rosina, per maritarla in villeggiatura con quel babbeo Tonino. Il figlio del medico condotto. Insomma, la signora Costanza per farsi l'abito nuovo, sapete cosa ha fatto? No. Si è venduta due paia di lenzuola, 24 salviette, una tovaglia di fiamme. E perché? Ma per tutta in campagna. Ma la capisci? Anch'io a posto suo non so cosa farei. In città non mi curo degli altri, ma in campagna. Fatemi piacere, venite con me. Dove dobbiamo andare? Esatto, a strapazzarlo bene bene. Volete che vi insegni a fargli fare il freddo? Sì. Pagatelo presto, sarete servita presto. Lo pago quando voglio e voglio che mi serva quando mi pare. Oh, signor Filippo. Oh, signor Guglielmo. Sono venuto ad augurarle buon viaggio e buona villeggiatura. Caro amico, vi sono obbligato. Oggi finalmente sarà in campagna, sia chiaro. In quanto a me ci sarei andato per il vino e poi sarei tornato in città, ma nei tempi si andava solo per fare il vino. Oggi invece ci si va per divertimento e si rimane in campagna col freddo a vedere le foglie seccare sugli altri. Sì, ma scusate, ma non siete voi il padrone? Ma perché non ci andate quando vi pare e non tornate quando vi fa comodo? Sì, lo potrei fare, ma sono sempre stato di buon umore. Mi è sempre piaciuto la compagnia, alla mia età mi piace vivere, mi piace godere ancora un poco di mondo. Se decido di andare quando mi pare, non c'è un cane che mi segua, nessuno vuole venire con me, anche mia figlia perché il muso, e siccome non ho altri al mondo che la mia Giacinta, desidero farla contenta. E così si va, quando vanno gli altri io mi faccio regolare dagli altri. Certo, quello che viene fatto dalla maggior parte bisogna credere che sia sempre il meglio. Non sempre, non sempre, ci sarebbe molto da dire. Voi dove fate quest'anno la vostra villeggiatura? Io? No, non lo so. Oddio, non ho ancora fissato, ma poi sapete, sono solo e come dite voi, stare da soli in campagna è un po' un morire di malinconia. Ma perché non venite con noi? Ma come, signor sentite, Filippo? Sentite, se volete venire io offro un bolletto, una mediocre tavola e un cuore sempre aperto agli amici. Non so che cosa dire, che voi siete talmente squisito, signor Filippo. Così va bene, veniteci e stateci finché vi pare. Sì.
A che ora avete deciso di partire? Ma non lo so, mettetevi d'accordo col signor Leonardo. Ah, il signor Leonardo viene con voi? Sì, certo, abbiamo deciso di viaggiare insieme con lui e con sua sorella. Le nostre case sono vicine, siamo amici e andremo insieme. Perché? Avete delle difficoltà? No, signore, no. Pensavo soltanto se dovevo prendermi un calesse oppure essendo solo un cavallo da sella. Facciamo così, noi siamo in tre e abbiamo una carrozza da quattro, venite dunque con noi. E il quarto chi è? È una mia sorella vedova che viene con noi per custodia di mia figlia. Per il mondo, sapete? Benissimo. Andate dunque dal signor Leonardo e ditegli che non si pentono altri per il posto che è destinato a voi. Scusatemi, signor Filippo, ma non potreste farmi il favore di mandare qualcun altro al posto mio? Ma e i miei servitori sono tutti occupati. Scusatemi, non mi pare di darvi così grandi cose. No, no, signor, non dico di no, no. È che io avevo un certo affare, ma non importa, signor Filippo, a buon rivederci. Non mi fate aspettare, Però, ora che ci penso, non vorrei che mi criticassero invitando un giovane a venire con noi e avendo io una figlia da manicare. Ma è una cosa che oggi fanno in tanti, perché devono criticare nessuno? Signor padre, mi favorisca altri sei zecchini! Per fare che, figliuola mia? Per la sopravvesse di seta da portare per ripararsi dalla polvere! Non si finisce mai! Ed è necessario che sia di seta? Necessarissimo, deve essere di seta col cappuccetto! E perché il cappuccetto? Per la notte, per l'aria, per l'umidità! Ma i capellini non riparano meglio? I capellini! Ho detto qualche sproposito. Non si usavano forse i capellini? Da quanto non si usano più i capellini? 2 anni almeno. E i 2 anni sono diventati anticagli? Ma non sapete, signore, che quello che si usa un anno non si usa l'altro? Sì, è vero. Ho veduto in pochissimi anni cuffie, cuffioti, capellini, capelloni. Ora corrono i cappuccetti. L'anno 21 vi metterete in testa una scala. Ma voi che vi meravigliate tanto delle donne. Ditemi un po', quegli uomini non fanno peggio di noi? Una volta quando viaggiavano per la campagna si mettevano il loro buon giubbone di panno e scarpe grosse. Ora montano in calesse con le calzoline di seta. E portano l'ombrellino per ripararsi dal sole. Oh, io non so niente di tutto questo. Come se andavo 50 anni fa ci vado ancora adesso, ecco tu. Favoritemi 6 zecchini. Lo spendere è sempre stato alla moda. Mi pare di essere delle più discrete. Vi assicuro che una fanciulla che ha paloma di lei non c'è. Mi accontento del puro puro necessario, niente di più. Figliuola mia, necessario, non sapete che io desidero soddisfarvi? I 6 zecchini venite a prendere della mia camera, che ci saranno. Ma circa l'economia, studiatelo un po' di più, perché se vi maritate, se avete figlia, che trovate un marito col carattere di vostro padre. A che ora si parte? Ah, non lo so, io penso verso il 22. Credo che si partirà prima. Ma chi viene a carrozza con noi? Ci verrò io, ci verrà la vostra zia e per quarto un mio amico che conoscete anche voi. Qualche vecchio, forse? Perché vi dispiacerebbe che fosse un vecchio? Oh, no, no, signore, non ci penso, basta che non sia una marmotta. Beh, è un giovane. Tanto meglio. Perché tanto meglio? Perché sarete allegri, non dormirete per il viaggio. E chi è questo signore? È il signor Guglielmo. Sì, un giovane di talento. Ah, a proposito, il signor Leonardo, immagino andrà in calese con sua sorella, no? Probabilmente. E io, signore, con chi andrò? Andrai come al solito, per mare, in mare. Ma signore, il mare mi fa sempre male. Ma cosa vuoi, che ti prendo un calese apposta? Scusate, il cameriere del signor Leonardo come va? Appunto, il suo cameriere era per terra, povera Brigida, lasciatelo andare con lui. Col cameriere? Per gli altri possono servirci 100 cose. Almeno lì sarò pronta per assistere e per servire la padrona. Caro signor padre. Caro signor padrone. Ah, non so che dire. Insomma, non so dire di no. Non sono capace di dire di no e non dirò mai di no. Sei contenta? Brava la mia padrona. Oh, io ho questo di buono, faccio fare alla gente tutto quello che voglio. Sono questi? Sì, sono questi. Ma come andrà la faccenda col signor Leonardo? Su che proposito? Sul proposito del signor Guglielmo. Sapete quanto è geloso se lo vede in carrozza con voi? Converrà che lo sopporti. Io ho paura che si offenderà. Glielo fate sopportare di peggio. Signora, il poverino vi vuole troppo bene. Ed io non gli voglio male. Diciamolo fra di noi. Voi lo amate pochissimo, il signor Leonardo. Io non so quanto l'ami, ma so che l'amo più di quanto abbia mai amato nessuno. E non avrei difficoltà a sposarlo, ma non a costo di essere tormentata. Compatitemi, questo non è vero amore. Non so che fare, io non ne conosco di meglio. Signora, il signor Leonardo è qui, forse ha saputo del signor Guglielmo. No, prima dopo lo deve sapere. Scusatemi, signora, ma egli spera che un giorno voi siate la sua sposa. Può anche essere che ciò succeda. Proprio per questo vale farlo per tempo a non essere geloso, a non privarmi della mia libertà. Se comincio adesso a pretendere e a comandare, è finita, sarò schiava per sempre. O mi vuole bene o non mi vuole bene. Se mi vuole bene si deve fidare, se non mi vuole bene, che se ne vada, farlo entrare. Signora Giacinta?
Signor Leonardo! Mi scuso se sono venuto ad incomodarlo. Mi fa solo piacere. Sono venuto a augurarle buon viaggio. Per dove? Per la campagna. Lei non viene? No, signora, non verrò. Perché? Se è lecito? Perché non vorrei esserle di disturbo. Ma non disturba mai. È così grazioso che non disturba mai. Non sono io il grazioso, signora. Il grazioso l'avrà lei con sé in carrozza. Non sono io che decido. Mio padre è padrone di far venire chi vuole. Ma la figlia si accomoda volentieri. Se volentieri o mal volentieri, non c'è bisogno che facciate l'astrologo. Parliamoci chiaro, quella compagnia non vi piace. È inutile che lo diciate a me. A chi lo devo dire? A mio padre. Ma con lui non ho libertà di spiegare. Né io l'autorità di fare a modo mio. Però potreste trovare un modo per non offendermi. Come? No, non mancano i pretesti quando si vuole. Per esempio? Per esempio, per esempio. Per esempio, si fa nascere una novità che rimandi l'andata e si prende tempo. Addirittura si tralascia di andare in villeggiatura piuttosto che offendere uno come me. Sì, questa è la vera strada per farsi ridicoli. Sarebbe un gran male un anno senza andare in villeggiatura. Un anno senza andare in villeggiatura? Beh, così non occorre altro, signora. Vada e si diverta. Ma ci verrete anche voi? No, signora, non ci verrò. Ma sì che ci verrete. Con quello non ci voglio andare. E che cosa vi ha fatto? Non lo posso vedere. Ma perché? 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 Su. Perché siete geloso. Sì, perché sono geloso. Qui vi volevo. La gelosia che avete per lui è un'offesa che fate a me. E dove non c'è stima non ci può essere amore. Se non mi amate, lasciatemi. Se non sapete amare, imparate. Io vi amo, sono fedele, sono sincera, sogno dovere. Non voglio gelosie. Non voglio farmi ridicola per nessuno. E in campagna si deve andare, ci devo andare e ci voglio andare. Va, che diavolo ti trascini? Io non ci verrò. Può darsi che anche tu non ci vada, anzi, tanto farò che non ci andrai. Maledetto villeggiare! Non si villeggia più, ecco, non si va più in campagna! Non si va, non si va più! A terminare il baule per mio fratello? Gliel'ha poi finito il sarto l'abito nuovo? Sì, sì, l'ha finito, sono contentissima, ma da lui non mi servo più. E perché, signora? L'ho fatto bene. No, è bellissimo e credo che farà crepar d'invidia qualcuno. E allora perché non vuole più servirsi da lui? È perché ha voluto darare subito per la stoffa e per la fattura. Non mi pare che abbia torto, un conto lungo così. Appunto, poteva aggiungere anche questo e poi sarebbe stato pagato di tutto. E quando sarebbe stato pagato? Al ritorno dalla villeggiatura. Ah, le pensa di ritornare dalla villeggiatura con dei quattrini. Ma certo, in campagna si gioca e io sono piuttosto fortunata e probabilmente l'avrei pagato senza sacrificare quel poco che mio fratello mi passa per il mio vestito. Beh, ad ogni modo quest'abito è pagato, non ci deve più pensare. Sì, cioè, ma sono rimasta senza quattrini, come farò a giocare? Per quest'anno le converrà aver pazienza. Questo poi no, io voglio giocare perché mi piace giocare e poi perché ho bisogno di vincere. Anzi, non potreste anticiparmi qualcosa? Signora, sono indietro anch'io di 6 mesi del mio onorario. Allora lo dirò a mio fratello, mi darà lui il necessario. Signora, suo fratello è più che mai, ristrettezza è grandissima e non le potrà dare niente. Ci sarà del grano in campagna? Non ci sarà nemmeno per fare il pane. E allora si venderà l'uva? Venduta. Anche l'uva? Sì. Dunque mio fratello va in rovina? Se non ci rimedia, sì. E come dovrebbe rimediarci? Regolando le spese, cambiando sistema di vita, abbandonando soprattutto la villeggiatura. Abbandonare la villeggiatura? Restringe le spese in casa, dia meno salario alla servitù. Si vesta come uno sfarzo, ma la villeggiatura si deve fare e deve essere grandiosa, come al solito. Lei crede che si possa durare a lungo così? No, che duri finché io ci sono. Tanto la mia dote è in deposito e spero che non tarderò mai. Bene, bene. Eccoci qui, signor fratello! Eccoci qui a lavorare per voi! Non va affrettate, non va affrettate, può darsi che la partenza si rimandi. No! Affrettatela pure, il mio mariage è finito, non vedo l'ora d'andarmene. Io invece per farvi un favore ho cambiato programma e per oggi non si parte più. Pazienza, si partirà domattina col fresco, non è così? Non lo so. Voi mi volete far disperare? Disperatevi quanto vi pare, non so che farci. Ci saranno dei gran motivi. Certamente qualche cosa di più della mancanza di un abito. La signora Giacinta ci va questa sera? Può darsi che anche lei non ci va. Ecco la ragione, ecco il gran motivo. Ma io non ho niente a che fare con
lei. E si può partire anche senza di lei. Partirete quando mi parlerà. Questa è un'ingiustizia. Io non voglio restare in città quando tutti vanno in campagna. E la signora Giacinta mi sentirà se resterò in città per colpa sua. Ma questo non è un ragionamento. E voi che fate? Sei impallato come una statua? Aspetto ordini. Sono a sentire. Devo continuare a fare o cominciare a disfare? E continuate a fare. Ho cominciato a disfare. Io buttare volentieri ogni cosa dalla finestra. Cominciate a buttarci il vostro mariage. Sì, se non vado in campagna lo straccio in 100.000 pezzi. Che cosa c'è in questa cassa? Il caffè, lo zucchero, la cioccolata, la cera, le spezie. Immagino che niente di tutto ciò sarà stato pagato. Ma comunque vuol che abbia pagato. I botteghe mi hanno trattato come se l'avessi rubato. Riportate ogni cosa a chi ve l'ha data e fate stracciare i conti. Sì, signore. Finita la villeggiatura. Padrone, così si fa, almeno devi dire che sono. Oh, non mi venire a fare il dottore, che un giorno o l'altro me la prendo pure con te. Si può sapere il motivo di questa vostra disperazione? Non lo so. Avete litigato con la signora Giacinta? Giacinta, intendere il mio amore per l'amicizia di questa casa. Io vi dico una cosa, anzi, ve la comando. Io non voglio che la frequentiate mai più, intesa? Se lo dice, se lo dice! Non si va più in campagna per colpa di quella sguaiata. Lei ci andrà, io no! No, credi che non ci andrà, non ci andrà neanche lei. Ho già parlato con il signor Fulgenza. Lei sì e io no! Lei in campagna e io in città! Ma sarebbe una cosa da dare la testa a lui! Credo che non ci andrà. Per conto mio ci ho levato l'ordine dei cavalli. Eh sì, veneranno assai a trovarne degli altri. Che cosa di più? Ho fatto dire delle cose al signor Filippo che se non è uno stupido per ora, sua figlia in campagna non ce la condurrà. Eccomi qua pronto per il viaggio. Sì, avete fatto proprio bene ad anticiparvi. Caro amico, mi dispiace infinitamente, ma sappiate che per un mio affare per oggi non parto più. Oh, e quando partirete? Domani? Non lo so, può essere che rimandi per qualche giorno, ma può anche essere che i miei interessi per quest'anno mi impediscano di villeggiare. Tanto voi potrete andare col conte Anselmo. A me non mancano le villeggiature, il conte Anselmo l'ho licenziato, vuol dire che andrò col signor Filippo e la signora Giacinta. La signora Giacinta per quest'anno potrebbe anche lei morire con la voglia in conto. Ma io da lì vengo, visto che sono pronti per partire, ho sentito dire che hanno mandato a ordinare i cavalli per l'avventura. Senti, Leonardo! Il signor Filippo si tratta da gran signore, non ha i picci in città che gli impediscano le sue magnifiche villeggiature. Senti, Leonardo! Sento, ho sentito e ho sopportato abbastanza. Mi è noto il vostro stile. In casa mia, in città, fuori, siete stato più volte e non siete mai morto di fame. E se non vado in campagna, ho i miei motivi, non devo renderne conto a nessuno. E adesso? Andate con chi vi pare. Scrocco. Ma è impazzito il suo fratello? Dal vostro modo di parlare, perché noi non si possa andare in campagna per mancanza di mezzi. Io? Ma cosa ho detto? Se ho detto che il signor Filippo non ha interessi che lo trattengano, l'ho detto perché il signor Filippo è un vecchio pazzo, che trascura gli affari suoi per scialacquare. Sua figlia è peggio di lui, gli fa spendere l'osso del collo in stupidaggini. Io stimo invece la prudenza di vostro fratello. Si fa quel che si può e che si rovinino quelli che si vogliono rovinare. Ma mio fratello non resta in città per bisogno. Lo so, ci resta per necessità. Necessità di che? Di accudire agli affari suoi. E la signora Giacinta? Credete che ci vada in campagna? Senz'altro. Sicuro? Sicuramente. Ho visto l'abito della signora Giacinta. È bello? Bellissimo. E nel mio? Più del vostro non dico, ma certo è bello assai. In campagna farà una figura strepitosissima. Quest'anno credo proprio che faremo una bellissima villeggiatura. Ci sarà gran gioco, gran feste da ballo, ci divertiremo infinitamente. Comanda niente in campagna, signora Vittoria. E può essere che ci vediamo. Vabbè, se verrà ci vedremo, se non verrà ne faremo un brindisi. Viva l'allegria, viva il bel tempo, viva la villeggiatura. È così, purtroppo è così. Sono disperata. È il mio maggior tormento, l'impiccia. Brigida, chi c'è in sala? C'è il signor Fulgenzio. Quest'ora mi potrebbero risparmiare le seccature. Viene tardi, alle 21 si deve partire. Mi devo ancora vestire da capo a piedi. Ma io devo sentire cosa vuole il signor Fulgenzio. Ho degli obblighi con lui. Brigida, fatelo passare, voi andate a vestirvi allora. Vado, ma lo posso soffrire. Ogni volta che viene, sempre qualche cosa da dire sul vivere, sull'economia, sul costume. Buongiorno, signor Filippo. Desideravo di rivedervi prima che andaste in campagna. Carissimo signor Fulgenzio, mi farete una bella finezza se mi seguite. No, vi ringrazio, caro amico.
Sono stato in campagna alla raccolta del grano, ci sono stato alla semina, sono tornato per le biade di luce e ci andrò per il vino. Ma sono solito andarvi solo di stare quanto esigono i miei interessi e non di più. Circa gli interessi della campagna, poco più, poco meno ci vado anch'io. Il fatto è che solo non ci posso stare. Amo la compagnia e ho piacere di divertirmi. Benissimo, ottimamente, io amo star solo, ma non disapprovo chi ama la compagnia. Quando però la compagnia sia buona, non sia sconveniente e non dia occasione al mondo di mormorare. Lo dite in una certa maniera, signor Fulgenzio, che pare abbiate intenzione di darti delle staffilate. Caro amico, noi siamo amici da tanti anni. Sapete che vi ho sempre amato e in più di un'occasione ho avuto modo di dimostrarvelo. Sì, amico mio, e ve ne sarò grato finché... No, no, questo... Quando ho avuto bisogno di denaro, me ne avete sempre somministrato senza alcuna difficoltà. Ve l'ho peraltro restituito e i 1000 scudi che l'altro giorno mi avete prestato li avrete come mi sono impegnato da qui a tradire. Ne sono sicurissimo, ma permettetemi un'osservazione. Ma certo. Io vedo che voi venite a domandarmi denaro in prestito quasi ogni anno quando siete vicino alla villeggiatura. Segno evidente che la villeggiatura vi incombe. Ma no. Ed è un peccato che un galantuomo, un benestante come voi siete, si incomodi e domandi denaro in prestito per spendervi malamente. Ma come malamente? Sì, signore, malamente. Perché le persone che vengono a mangiare il vostro sono le prime a dire male di voi. E fra quelle che voi trattate amorosamente c'è anche qualcuno che pregiudica il vostro decoro e alla vostra reputazione. Voi mi mettete in un'agitazione grandissima. Dovevo dire. Sì, è vero, circa lo spendere qualcosa di più e farmi mangiare il mio malamente. Sono d'accordo con voi, è vero, ma sono abituato così, in fondo non ho che una figlia. Posso darle una buona dote e ho di che vivere bene finché campo. Mi meraviglia però che diciate che c'è chi pregiudica il mio decoro e alla mia reputazione. Ma come potete dire? Lo dico appunto perché avete una figliola da maritare. Io so che c'è una persona che la vorrebbe per moglie. Ah, sì. Ma non osso domandarvela, perché voi ammettete Zerbinotti in casa e arrivate perfino a farli viaggiare con lei. Volete dire di sì o Guglielmo? Oh, io dico di tutti e di nessuno. Guglielmo, vi assicuro, è un giovane da bene. Vostra figlia è giovane. Mia figlia è una ragazza prudente. È donna. E c'è mia sorella, una donna tempata. Ci sono delle vecchie più pazze delle giovani. Voi vi mettete delle pulci in capo. Non vedo l'ora di liberarmi di questa figlia, caro amico. Chi è quello che la vorrebbe in sposa? Per ora non posso dire. Ma perché? È perché per ora non vuole essere nominato. Regolatevi diversamente e si spiegherà. E che dovrei fare? Rinunciare ad andare in campagna? Sono troppo abituato così. E allora che bisogno c'è che vi portiate vostra figlia? Se non la portassi ci sarebbe il diavolo in casa. Portatela allora, ma staccatela dal fianco la gioventù. E se sapessi come fare a liberarmi di signor Guglielmo? Caro amico, a causa di questo signor Guglielmo, il galantuomo che vorrebbe vostra figlia non si dichiara. Ah, no. Eh no, è un buon partito. E se volete che se ne parli, che si tratti, fate in modo che non si veda questa mostruosità, che una figlia comandi più del padre. Ma non ne ha colpa lei, sono stato io che l'ho invitata lì. Tanto meglio licenziatelo. Non so come licenziatelo. Ma siete uomo, che cosa siete? Sì, 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 sì. Bisognerà che lo faccia. Fatelo, che vi troverete con me. Ora però potreste dirvelo chi è appena mia figlia. Per ora non posso. Abbiate pazienza. Bene, io devo andare per un affare che mi preme. Scusatemi della libertà che mi sono preso. Anzi, ve ne sono grato. A buon rivederci. Mi raccomando, eh? Sì, sì, è vero, il signor Fulgenzio, vedete della verità. E non sono così sciocco da non conoscerlo. No. Non so che dire. Il mondo per me è un certo incantesimo che mi fa fare di quelle cose che non vorrei. Ad ogni modo, questa volta devo licenziare il signor Guglielmo e devo farlo a costo di non andare in campagna. Devo proprio farlo. Finalmente quel seccatore se n'è andato. Chiamatemi un servitore, lo devo mandare in un posto. Dove lo volete mandare? Lo voglio mandare dove mi pare. Per qualche motivo che vi ha suggerito il signor Fulgenzio. Sì, lo devo mandare al signor Guglielmo a dirgli che non si comodi e che non può viaggiare con noi. Oh, bene, bene, benissimo. Io lo dirò compagniere. Ah sì, come si chiama? Che ne so, per esempio che una carrozza deve venire alla cameriera e che non c'è posto per noi. Meglio! Meglio, ancora meglio! Insomma, mi pare del fatto che un giovane venga in carrozza con voi. No, è malissimo fatto, non si può far peggio. Ma bisognava pensarci prima. Se l'avessi invitato io potresti dir non lo voglio, ma l'avete invitato voi. Io fate il male, io ci rimediamo. Basta che il rimedio non sia peggiore del male.
Se viene, ci siete voi? C'è la zia? Non è un gran male. Ma se non viene, non arriva domani che voi ed io siamo sulla bocca di tutti. Diranno che eravamo innamorati, che abbiamo litigato. Diranno che voi vi siete accorto di qualche cosa. Sparleranno di voi, sparleranno di me. E per non fare una cosa innocente... Ma allora non sarebbe meglio che non ci andassimo proprio in campagna, eh? Sì, sarebbe meglio. Sarebbe meglio da una parte, ma dall'altra si farebbe peggio. Figurarsi che cosa direbbero dei fatti nostri. Il signor Filippo non villeggia più, ha finito, non ha più i mezzi. Sua figlia, poveraccia, la sua dote è fritta. Chi se la prende? Chi la vuole? Dovevano mangiare meno, quello che si vedeva era tutto fumo. Mi pare di sentirli, mi vengono i sudori freddi. Insomma, secondo voi sarebbe meglio che il signor Guglielmo venisse? Per questa volta, già che è fatta, ma mai più. Non lo fate mai più. È in campagna, dobbiamo tenere l'intervento. Ma che impegni avete preso con lui? Io l'ho invitato. E come volete fare a mandarlo via? Ci dovrà stare. Per questa volta. Ma mai più. Mai più. No, no, mai più. Mai più. Dunque il signor Guglielmo non andrà in campagna con la signora Giacinta. È certissimo. Sono proprio contento. Il signor Filippo mi ha confessato che sua figlia non aveva nessuna parte nell'invito del signor Guglielmo e che proprio lui l'aveva pregato di andare con loro per quella passione che ha di aver compagnia e di farsi mangiare giù. Ma mi fa piacere che Giacinta non c'entri. Mi pareva impossibile dopo quello che c'è stato tra lei e me. Ah, e chi sei stato tra lei e voi? Le parole che l'assicurano che io l'amo e mi fanno sperare che lei mi riami. E il padre sa niente? No, da parte mia non lo so. È necessario che lo sappia. E un giorno glielo faremo sapere. E perché non adesso? Perché adesso stiamo partendo per la campagna. Amico, parliamoci chiaro. Io vi ho servito assai volentieri presso il signor Filippo perché voi mi avete assicurato di avere buone intenzioni con sua figlia e che l'avreste chiesta di sposa. Dunque, o vi dichiarate col signor Filippo, oggi farò riguardo a voi quella stessa lezione che gli ho fatto rispetto al signor Guglielmo. O la chiedete di sposa o non la frequentate più. E non si potrebbe aspettare il ritorno dalla campagna? No, no, in villeggiatura non si sa quello che può succedere. Sono stato giovane anch'io, Fabio. Sono stato convinto delle pazzie. No, 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 no. Sono obbligato a parlare chiaro al mio amico. O per domandargli la figlia o per metterlo in guardia da voi. Quando è così domandiamola pure. Oh, quanto alla dote, mi pare che il signor Filippo le ha destinato 8.000 scudi più corrente. Siete contento? Sono contentissimo. E quanto tempo volete prendere per sposarla? 2, 4, 6 mesi, come vuole il signor Filippo. Benissimo, gli parlerò. Tenete conto che oggi stiamo partendo per la campagna. Non si potrebbe rimandare di qualche giorno. Non si può rimandare. Se si trattiene il signor Filippo, ma vedrete che sarà impossibile. Ah, oh, fin dove è arrivata la passione del villeggiare. Amico mio, sposatevi per far giudizio. So che le vostre cose non vanno molto felicemente. 8.000 scudi di dote vi possono rimediare, ma non li spendete intorno a vostra moglie. Non li sacrificate in villeggiatura. Giudizio, prudenza, economia. Finché ce n'è, tutti godono. Quando poi non ce n'è più, cominciano i problemi. Beh, io vado subito a parlare al signor Filippo. Ma grazie, grazie, signor Fulgenzio. A buon rivederci. Ha ragione, ma mi saprò regolare, metterò la testa a posto. Cecco! Signore. Cecco, vada al signor Filippo e alla signora Giacinta, digli che mi sono liberato dei miei affari e che oggi andrò in campagna con loro. Sì, signore. Cecco, aggiungi che avendo un'altra persona in calesse con mia sorella, il signor Ferdinando, se me lo permettono andrei io con loro. Subito, signore. Paolino! Eccomi! Presto, Paolino, preparati i cavalli che si parte. Come? Spicciate. Io ti ho fatto tutto. Tornate a fare. No, è impossibile. È possibile, deve essere fatto. Voglio caffè, zucchero, cera, cioccolata, tutto. Io ho reso tutto ai mercanti. Tornate a rimediare ogni cosa. Ma non mi vorranno dar niente. Paolino, non mi fate andare in collera. Signore! Ma signore chi è? Non c'è altro da dire. Su, spicciatevi. E allora vuole che gliela dica, ma si faccia servire da chi vuole, perché io non lo faccio più. Paolino, Paolino mio, però mi abbandonate proprio adesso, dopo tanti anni di servizio. Vi farò una confidenza non da padrone, da amico. Il signor Filippo mi dà sua figlia in moglie con 12.000 scudi di dote. È necessario che io faccia gli ultimi sforzi per non sfigurarmi, venite a dire che non si può, che non è possibile, che non mi potete sentire più, ma che mi volete vedere rovinato? Grazie. Grazie, signor padrone, grazie della confidenza, ma se è possibile sarà servita. Non dubiti, sarà servita a costo di metterci del mio. Che in questa stagione io in città non ci sono mai stata, non ci voglio stare, voglio andare in campagna. Ci va la signora Giacinta, ci vanno tutti, ci voglio andare anch'io. E perché questo tono? Mi scaldo perché ho ragione di scaldarmi. Andrò in campagna con mia cugina Lucrezia e con suo marito. Ma perché non volete venire con me? Quando? Oggi.
Dove? In campagna. Voi? Io. No, 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 mi burlate. Ah, no, davvero? Davvero, davvero? Ma non vedete che sto facendo la valigia? Come è stato, fratello? Allora, vedi, ho parlato col signor Fulgenzio, gli ho detto... Dopo! Cecco! Cecco! Signore? Oh, allora... mi hanno detto di salutarla, ma che circa il posto in carrozza... Circa il posto in carrozza? Circa il posto in carrozza non la possono servire perché si sono impegnati a darla al signor Guglielmo. Ma va, al signor Guglielmo. Così mi hanno detto. Hai capito bene, al signor Guglielmo, Guglielmo. Signor Guglielmo. Ma non è possibile, ma tu sei un cretino. Ma che stai dicendo? Io non ti capito benissimo, infatti quando scendevo le scale sarebbe il signor Guglielmo con il valigino in mano. Portami un bicchiere d'acqua! Subito! Fulgenzio mi ha tradito! Ma come mai? Come mai quel vecchio, quel maledetto vecchio ha potuto ingannarmi? L'avranno ingannato? Ma chi? Il signor Filippo, la signora Giacinta, chi? Ma... Ecco qua, signore, si allegro che tutto sarà pronto! Lasciatemi stare! Perdoni, signore, io ho fatto il mio dovere e anche di più! Lasciatemi stare, vi dico! I cavalli! E levate l'ordine! Un'altra volta! Sì, un'altra volta, maledetta la mia disgrazia! Ma che è successo? Lasciatemi stare, per carità! Volete vedere il mio mariage? Andate via! Ma che è questa? Che diavolo avete? Andate via! Con questa allegria si deve andare in campagna? Non c'è più campagna! Non c'è più villeggiatura, non c'è più niente! Niente! Non volete più andare in campagna? No! E non ci vado io! E non ci andate nemmeno voi! Ma siete impazziti? Sì! Ma che cos'ha? Non lo so, gli voglio correre dietro! Chi si burla dei fatti miei?
Rispondete di voi? No, no, voi. Ma è così che si trattano dei galantuomini, è così? Ma che modi sono questi? Ma rispondete di voi. Cos'è questo strepito? Cosa sono queste piazzate? No, signore, non sono io a fare le piazzate le fanno i traditori, coloro che mancano la parola data. Ah, sì, e chi sono questi traditori? Chi è che manca la parola data? Parlate voi. Cominciate voi, cominciate voi. E poi che diavolo mi ci ha fatto entrare? Sì, signora. Il signor Leonardo ha ragione di lamentarsi perché dopo avergli dato la parola che il signor Guglielmo non sarebbe venuto con voi, mancarli, farlo venire con l'urna in campagna è un'azione poco buona, è un trattamento incivile. Che dite voi, signor padre? Ha parlato con voi, rispondete. Signor Fulgenzio, con quale autorità il signor Leonardo pretende di comandare in casa degli altri? Con quella autorità che è un amante. Ora non parlo con lei. Mi risponda, signor Fulgenzio. Ma lei sa benissimo che io... Mi risponda, signor Fulgenzio. Ecco, il signor Leonardo non direbbe niente, non pretenderebbe niente se non avesse intenzione di pigliarmi per moglie. Il signor Leonardo ha intenzione di volermi sposa? Sì, signora, io stesso poco fa, per conto del signor Leonardo, ho avanzato la proposta a vostro padre. Ma vedendomi adesso così maltrattato... Ora non tocca a lei, parlerà quando toccherà a lei. Cosa dice di ciò il signor padre? Ah, io dico che in quanto a me non avrei difficoltà. E io invece adesso... Ma se ancora non tocca a lei, ora tocca parlare a me. Mi ascolti, poi se vuole risponda. E finiamo, non ho voto per tutte. Da quando conosco il signor Leonardo, egli non può negare che io abbia avuto della stima per lui e so che egli l'ha sempre avuta per me. La stima poco a poco diventa amore e voglio credere che egli mi ami. Tuttavia, perché gli acquisti dell'autorità su di me, ciò non basta. È necessaria un'aperta dichiarazione, una dichiarazione nota a tutti con tutte le formalità. Solo allora tutte le attenzioni saranno per lo sposo, ma prima no. Prima una ragazza onesta può trattare e conversare con tutti indifferentemente. Con quella onestà ho sempre trattato con voi, ho sempre trattato con il signor Guglielmo e con altri. Ora che vi siete dichiarato, ora che rendete pubblico il vostro amore, ora che mi fate l'onore di chiedermi sposa, che mio padre lo sa e vi acconsente, ora... Ebbene sì, vi dico che sono contenta. Mancando, vi chiedo una sola cosa, non fate che i primi segni del vostro amore siano sospetti vivi, azioni basse, plebee. Siamo per partire? Volete voi che si scacci villanamente signor Guglielmo? Che si rendano evidenti i vostri sospetti, che ci facciamo ridicoli faccia a tutti? Lasciate correre per questa volta, credetemi, non offendetemi, capirò da ciò se mi amate, se volete il mio cuore soltanto la mia mano, la mano vedete è pronta, ma il cuore meritate. Che ne dite? Non la prenderei se avessi 100.000 scudi. Signora Giacinta, non so che dire, vi amo, desidero soprattutto il vostro cuore, ma sì, fate pure come vi piace, vi domando scusi. Signore, c'è qui sua sorella col cameriere. Fatela entrare. Si va o non si va? Si va, si va. Permesso? Sì, vitamina, venite. Signora Giacinta? Allora, come vi sentite, fratello? Va benissimo, benissimo, presto, Paolino, preparate valigie, cavalli, tutto, si parte. Si parte? Sì, vita mia, si parte, siete contenta? Sì, gioia mia, sono contentissima. Allora, via, fratello, andiamo subito anche noi. Un momento, volete andare in campagna senza concludere, senza stabilire il contratto di matrimonio? Sì, sì, prima di partire si potrebbe fare il contratto. Che contratto? Ma come non lo sapete? No, non so niente io. Quel mio caro fratello si sposa e a me non si dice niente. Non mi date il tempo. È naturalmente la vostra sposa. Sì, cara, sono io, mi vorrete bene? Oh, che gioia! Cara la mia cognata! Ecco fatto. I cavalli sono pronti. Animo, animo, che si parte! Come sta la prima giornata? Mi è passata la malinconia? Sì, è passata, che ne sapete voi di malinconia? Ecco qua i nostri due testimoni. Il signor Leonardo ha avuto la bontà di domandarmi la mia figliuola e io glielo ho promessa, si faranno le nozze. A proposito, quando vorreste farlo? Io direi dopo la villeggiatura. Benissimo, si faranno dopo la villeggiatura. E intanto bisogna fare il contratto. E voi due siete pregati di essere i testimoni. Ma io sono qui molto volentieri. Facciamo presto quello che si deve fare e partiamo per la campagna. Ma a proposito, io adesso con chi vado? Ehi, signor Guglielmo, mi dispiace. Come si farà? Permettetemi che io dica una cosa. Se mio fratello è promesso con la signora Giacinta, tocca a lui andare in carrozza con la sua sposa. E che cosa dice Giacinta? Io non invito più nessuno e non rifiuto nessuno. E il signor Guglielmo che dice? Io dico che se sono d'incomodo eviterò di venire. No, no, verrete in classe con me. Se il signor Leonardo me lo permette. Ne sarei obbligato. Insomma, io adesso con chi vado? Signore, in calesse con la mia cameriera. In calesse con la cameriera? Sì, in calesse con la cameriera, mi spiace. Ma no, Brigida, avrò la gioia di godere della vostra compagnia. Finiamola una buona volta, andiamo a questa benedetta campagna. Sì, finiamo il contratto e partiamo. Buon viaggio di parte, buona permanenza.
Galantuomo, ma non sa farsi servire. Tuttavia, si sta molto meglio qua che in qualunque altro luogo. Si gode più libertà, si mangia meglio, c'è migliore conversazione. E per di più quest'anno il gioco non mi va male. Facciamo un po' di bilancio. Vediamo in che stato si trova la nostra cassa. Dunque, a minchiate vinci talire 18. A primiera vinci talire 62. Al 31 vinci talire 96, a Faraone vinci da Zecchini 16, fanno in tutto 18, 61, 96, 18, 61, 96. Fanno in tutto 30 zecchini di vantaggio, se continua così. Ma che diavolo fate? Me la portate questa cioccolata? Ma voi non dite mai niente. La servitù fa tutto quello che vuole. Io sono servito benissimo e non grido mai. Per me non ci penso, ma avete degli altri ospiti in casa. Si lamentano della servitù. Sentite, amico mio, i miei servitori li pago io. E chi non è contento se ne può andare liberamente. Avete già bevuto la cioccolata? Io no.
Ma che cosa aspettate allora a prenderla? Aspetto il comodo mio. Io la prenderei volentieri. Servite. Sono 3 ore che l'ho ordinata. Allora, ve la portiamo questa cioccolata. Ma non gridate. Signor Filippo, ma se non la portano. Dove andate? Niente, vado a prendere la cioccolata in qualche altro luogo. Caro amico, venite qua. Fra voi e me, che nessuno ci senta, sapete che siete un bel ghiottone. Il mio stomaco ci patisce, io non mangio quasi niente la sera. Mi pare che ieri alla cena del signor Leonardo vi siate portato benissimo. Ieri sera è stato un accidente. Se avessi mangiato quello che avete mangiato voi, digiunerei per 3 giorni. Ah, ecco la cioccolata. Ma come, non andate a prenderla fuori? Questa la prenderò io. Siete offeso. Ma no, ma andate pure, che questa la prenderò io. Ma io non voglio che andiate in collera, questa la prenderò io, Buona. Veramente la vostra cioccolata è perfetta. Con permesso, vado a fare 2 passi. No, venite qua. Facciamo 2 partite a picchetto. A quest'ora? Sì, ora che non c'è nessuno. Se aspetto l'ora della conversazione, fanno le loro partite e io non trovo un cane che mi guardi. Signor Filippo, io adesso non ho nessuna voglia di giocare. 2 partite, per piacere. Quando ho mangiato ho bisogno di fare 2 passi. Signor Ferdinando, 2 partite. Giocheremo più tardi. Con permesso. Nessuno mi bada. Tutti si divertono. E io, se mi voglio divertire, devo andare in farmacia e giocare a dama con un farmacista. Paolino! Venite Paolino, la padrona dorme ancora. E voi? Come avete fatto ad alzarvi così presto? Io sono andata a dormire presto e ho dormito benissimo. Loro giocavano, cenavano, ritornavano a giocare e io me la godevo dormendo. All'alba la padrona mi ha fatto chiamare. Allora io l'ho spogliata, l'ho messa a letto e poi mi sono vestita. Ho fatto una bella passeggiata in giardino. Ho raccolto i miei gelsomini e ho goduto il maggior piacere di questo mondo. Così si fa? Ma che cosa godono i nostri padroni? Niente! Per loro la città e la campagna sono la stessa cosa. Hanno comunque la stessa vita, solo che in campagna vedono più persone e si vedono molto di più. Paolino, desideravo proprio stare un poco con voi. Anch'io. Beh, in campagna si possono trovare più facilmente delle ore libere, dei luoghi comodi per ritrovarsi al quattro. Li trovano i nostri padroni. Li possiamo trovare anche noi. Questa mattina voglio avere anch'io l'onore di trattarvi come loro. Cosa volete? Volete caffè, cioccolato, un liquore? Comandate, roba ce n'è, loro la consumano male, allora prendiamo qualche cosa anche noi. Io prenderei una cioccolata. Volentieri. Vi servo subito. Giacinta.
malinconica. Quest'anno pare che non le piaccia più la villeggiatura. Maledico l'ora e il momento in cui ci sono venuta. Ma perché? Brigida mia, sono stata una pazza, sono una pazza. Ma perché mai? È pentita di dover sposare il signor Leonardo. No, non mi pento. Leonardo ha del merito. Mi ama teneramente. Pento piuttosto ad aver insistito a volere Guglielmo con noi. Ad averlo qui in casa. Si è forse offeso, signor Leonardo? Lascia stare, signor Leonardo, lui non c'entra. Sopporta anche troppo. E io arrossisco per lui, per la sua sofferenza. Ma che cosa le ha fatto il signor Guglielmo? Mi pare un giovane tanto onesto e civile, ma ha detto tante volte di lui che non ci pensava né poco né molto. È vero, non avevo mai pensato a lui. L'avevo sempre trattato con indifferenza. Ridevo dentro di me di quelle attenzioni che egli inutilmente mi usava. Giorno per giorno, quel vivere insieme, quel vedersi a tutte le ore, quelle parole a tempo, quel trovarsi vicini a tavola, sentirmi urtare di quando in quando e poi chiedermi scusa, quel suo tono dolce, appassionato, mi ha mio malgrado incantata, oppressa, avvilita. Brigida, sono innamorata. Sono innamorata, quanto può essere la donna al mondo. E non so dove si andrà a finire. Si è accorto di niente il signor Leonardo? Uso ogni arte perché non se ne accorga. Ma ti giuro che patisco pene di morte. Dover usare a Leonardo distinzioni che sono dovute da una sposa a uno sposo e vedere intanto dall'altra parte languire, patire. Chi ha saputo vincermi il cuore? È un tale inferno che non lo saprei spiegare volendo. Ma come finirà, signora mia? Ti ho detto che non lo so. E questo mi fa tremare continuamente. Però in fin dei conti non è ancora sposata. Cosa vorresti che facessi? Che mancasse la mia parola? Che si stracciasse un contratto? L'ha sottoscritto io. L'ha sottoscritto mio padre, è noto, è parente, è pubblico per la città. Che si direbbe di me? E c'è di peggio. Se si scoprisse la mia passione per Guglielmo, chi non direbbe che io la amavo già in città? Che ho fatto in modo di averlo con me qui in casa e che ho avuto il coraggio di sottoscrivere un contratto di nozze col cuore legato. Con un amante a fianco, non ho. Si tratta della reputazione, sono cose che fanno inorridire solo a pensarci. E non si diceva che il signor Guglielmo. La signora Vittoria! Ma non è vero niente. È arte la sua, è finzione per nascondere il sentimento che ha per me. Quindi il signor Guglielmo conosce benissimo la vostra passione per lui. Ho cercato di nascondermi quanto ho potuto. Se ne è accorto benissimo. E poi, quella vecchia pazza di mia zia se ne è accorta anche lei. E piuttosto che impedire o rimediare, pare che ci provi gusto ad attizzare il fuoco. A proposito della vecchia, sta arrivando. Diciamole qualche cosa, mi sembra che non stia a lusingare il signor Guglielmo. No, per amor del cielo, non le diciamo niente, lasciamo correre, si farebbe peggio. Nipote, avete veduto il signor Ferdinando? No, signora, non l'ho veduto. E voi, Brigida, l'avete veduto? L'ho veduto prestissimo, è uscito e non è più ritornato. Ma guardate che mala grazia. Ieri sera mi ha detto di aspettarlo questa mattina per bere la cioccolata nella mia camera e non si è ancora visto. Va tutto il giorno in giro. 100 visite?
100 impegni. Più si fa, meno si fa con questi uomini. Sono proprio degli ingrati. E voi? Avete preso la cioccolata? No, signora. Ma perché non siete venuta da me quando vi ho mandato a chiamare? L'avremmo bevuta insieme. Non ne avevo voglia. Peccato. C'era anche il signor Guglielmo. È venuto nella mia camera, ho fatto portare la cioccolata e lui ha avuto la bontà di frullarla con le sue mani. Se vedeste come sa frullare! Che giovane! Tutto quello che fa lo fa così bene. Ma che avete? Siete malati? Mi duole un po' la testa. Ma io non so che razza di gioventù sia quella del giorno d'oggi. E non si sente altro che male di stomaco, dolori di testa, convulsioni. Tutte hanno le convulsioni. Io non mi cambierei con una di voi altre per tutto l'oro del mondo. Mi diverto e non sto certo qui a piangere il morto. E non vengo in villeggiatura per annoiarmi. Mi dispiace che non ci sia il signor Ferdinando. Brigida! Mandatemi a cercare il signor Ferdinando. Via, signora Zia, non mi fate scorgere, non mi vedete ridicola in questo modo. Che cosa intendete dire? Io mi faccio scorgere, io mi rendo ridicola. Perché? Non posso avere della stima per una persona? Sono vedova. Sono libera? Sono padrona di me? Sì, è verissimo, ma la vostra età. Che età, che età? Non sarò una giovinetta, ma sono ancora fresca. E ho più spirito e più buona grazia di voi. Sì, sì, non mi vergognerei di dire queste cose. Ma di che cosa devo vergognarmi? A una donna libera, vedova o fanciulla, è permesso avere un amante? Ma... due alla volta, no. Non è permesso e ci siamo capite. Fate quello che vi piace. Io non entro più nei fatti vostri, voi non impicciate di niente. Fraschetta insolente? Come se non si sapessero i suoi segreti. Mi perdoni, signora, ma se sa che vi sia qualche cosa lo deve impedire. O perlomeno deve fare in modo che non si sa. Ma insomma, Ferdinando, dov'è? Sono qui per servirla. Ma dove siete stato finora? Sono stato dal farmacista, mi sentivo un po' di mal di stomaco, ho preso del rabarbaro. State meglio ora? Sì, sto molto meglio. Oh, poverino. Per questo non sarete venuto da me a prendere la cioccolata? Mi dispiace moltissimo di non essere potuto venire, ma so che ha dell'amore per me, no? Mi compatirà. Andate via di qua, voi! Cara la mia signora Sabina. E voi? Perché non vi sedete? Signora, sono stato a sedere fino adesso. Sedete, vi dico! Accostatevi un poco. Via! Accostatevi bene. Signora, ho preso del rabarbaro. Riconcello! Mi accosterò io? Caro Ferdinando, governatevi! Non disordinate! Ieri sera avete mangiato un poco troppo? Basta, questa mattina a tavola starete vicino a me! Vi voglio governare io! Mangerete quello che vi darò io! Da qui stasera c'è tempo, può darsi che stia meglio! No, gioia cara, voglio che vi regoliate! Che ora è? Ecco! Le 11, guardate! Ma non avete anche voi l'orologio? Non so, ne avevo uno una volta, andava male, devo averlo lasciato in città! Oh, ma per
che lasciarlo? Un gentiluomo senza l'orologio? Soprattutto in campagna fa brutta figura. È vero, arrossisco a non averlo. Se sapessi come fare, andrei quasi apposta a pigliarlo. Se io avessi una catena da uomo, ve lo presterei volentieri. Ah, una catena da uomo, una catena d'acciaio in campagna si rimedia facilmente, no? E io poi dovrei restare senza il mio orologio. Lo sapevo, l'avete detto per divertirvi, per burlarvi di me, ma vado a prendere il cellulare. Ma no, no, caro, no, ve l'ho detto di cuore. Tenete, gioia mia, tenete, ma ve lo presto, sapete. Ma certo. Vedete se vi voglio bene. Siete corrisposti. E se continuerete ad amarmi, avrete da me tutto quello che vorrete. Ma io non vi amo per interesse. Vi amo perché ve lo meritate. Perché siete adorabile, perché mi piacete. Ami, mamma! Metti via l'orologio tuo. Senti, mio caro, io ho avuto 10.000 scudi di dote. Dal primo marito non ho avuto figli, sono miei. Sono investiti e ne posso disporre. Se ti vorrai sempre bene, un giorno saranno tuoi. Ma non avete detto che vi volete rimaritare, no? Ma briccone! Ma te che cosa credi che ti voglia bene? Eh sì, che io sia una fraschetta? Se non avessi intenzione di maritarmi, non farei con te quello che faccio. Signora Sabine. Sì? Ma io non so che... Ma sarebbe per me una fortuna grande. Ma gioia mia! Basta che tu lo voglia. Avete 10.000 scudi di dote. Sì, e in 6 anni anche di interesse. Ma le potete disporre liberamente. Ma sono padrona io. Ma questo significa che non avreste difficoltà a fare una piccola donazione. Donazione? Sì. Donazione? Una piccola donazione. Mi si domanda una donazione? Sono forse in stato di non potermi rimaritare senza una donazione. Ma non avete detto che un giorno o l'altro la vostra dote potrebbe essere la mia? Sì, ma dopo la mia morte. Vabbè, farlo prima, farlo dopo, non è lo stesso. Ma se ci nascono dei figlioli? È questo il bene che mi volete senza interesse? Ma io non parlo per interesse, io non parlo per interesse. Io parlo, perché se fossi padrone di questo danaro, sapete che cosa farei? Io metterei su un piccolo negozietto in città, lo farei fruttare il doppio, farei stare benissimo la mia cara consorte e me. No, 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 disgraziato, tu non mi vuoi bene! Se non credete che io vi ami, farò delle bestialità. Mi darò alla disperazione. No, no, caro, no, no, non ti disperare, ti credo che tu sia benedetto, ti credo, ti credo. Ho un amore così grande, ma così grande, che non lo posso sopportare. Sì, 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 ti credo, ma non mi parlare di donazione, non ti basta. Che ti ho donato il mio cuore. Altro che. E così? Ce ne vogliamo fare quattro partite a picchetto? Ma cosa ci avete a seccare con vostro picchetto? Non parlo con voi, parlo con il signor Ferdinando. Allora volete giocare o non volete giocare? Ma che cosa avete? Oddio. Ma dov'è andato? Dove andate? Ma lasciatelo andare, ha preso il rabarbaro. Sì, mangia come un lupo. Ma poverino, è così delicato. Dove ha preso il
la Barbara? Dal farmacista? Non è vero niente. Ho giocato finora, dava dal farmacista e lui non c'è stato. Siete orbo? Non l'avrete veduto? Ci vedo meglio di voi. Il signor Ferdinando non è capace di dire bugie. Sapete quando dice la verità? Quando va a dire in giro dappertutto che siete una vecchia pazza. Vecchio! Catarroso. Ferdinando? Ferdinando? Dove siete? Ferdinando? Ferdinando? Per la mia strada. Sì, è vero. C'è un'altra che non avesse la vostra pazienza mi avrebbe a quest'ora già scacciato, no? Ma voi siete tanto buona che mi sopportate perché voi sapete la ragione che mi fa ardito e la compatite, ma se io credessi di essere veramente molesto, a costo di tutto io partirei subito, solo che a me non pare di condurmi così male da alterare la vostra tranquillità, signore. Soltanto due parole riguardo a quello che vi ho detto. Quest'anno non ci possiamo lamentare, il bel tempo ci lascia godere una bella villeggiatura. Sì, ma questo non ha niente a che vedere con quello che vi ho detto. Cosa ne dite della cena di ieri sera? È tutto, ma noi veniamo fuori che voi lo sapete. Chissà se il pranzo di oggi corrisponderà al buon trattamento che abbiamo ricevuto ieri. Signora Giacinta, scusatemi se vi infastidisco, ma permettetemi di dirvi ancora due parole. Mi pare che abbiate parlato finora quanto avete voluto. Io no, non vi adirate. Io tacerò. Visto che voi comandate di tacere, vedo che le mie parole vi annoiano. Cosa volevate dirmi? Via. Ma se il mio amore dovesse recare il minimo pregiudizio alla vostra tranquillità, sono pronto a sacrificarmi in qualunque modo. Allora ho detto ancora qualcosa che non meriti una risposta. Una fanciulla impegnata con altri non deve rispondere ad un tale ragionamento. Anzi, una fanciulla impegnata può rispondere e deve rispondere liberamente. Mi sento gente, mi pare? Sì, ah, sì, ecco visita. Allora rispondete in due parole. È la signora Costanza con sua nipote. Io non mi darò faccia fino a che non mi avrete dato una risposta. Signora Giacinta! Signora Costanza! Signora Giacinta! Regina! Signora! Signor Tognino! Siamo qui ad Avecomodo. Ma no, anzi, mi dispiace che saranno venuti a star male. Ma cosa dice mai? Non è la prima volta che durante la villeggiatura godiamo della sua squisita ospitalità. Sedetevi! Perché non venite avanti? Prego, accomodatevi! Hai visto? Anche lei al mariage, alla moda. Signor Guglielmo, qui c'è una sedia vuota vicino a me. Sì, come Vittoria, fanno a gara. Questa non è per me, signora. Sedete. Che fai, signor Tonino? Sta bene? Sta bene. Che fai, signor padre? Sta bene. Non è andato in montagna? Sta bene. Anche lei, signora Giacinta, si fa del mariage alla moda? Ho un abitino di poca spesa. Sì, è vero, un cosettino di gusto, ma non esageriamo. Poi mi piace proprio che lei lo dichiari per quello che è. Questa mattina è venuta da me la signora Vittoria, gran signora, piena di debiti di vanità senza fondamento, che ne aveva uno 100 volte. Ma 100 volte peggiore di questo, dei colori, un nastro qui, un altro lì, tagliato male qui e qui. E incomincia a dire ogni stagione, mi piace farmi qualcosa di nuovo, tutti hanno la loro passione, o quella del vestir bene, del vestire alla moda. Io stavo zitta, poi mi domanda se mi piace quest'abito, allora io non sapevo perché, ho detto no. Ho detto che è soltanto un abito di seta guarnito a più colori come si guarniscono le livree. Se ne è avuta male, se ne è andata convinta di avere una cosa grande, un abito spaventoso, non è vero, Rosina? Vogliono divertirsi? Vogliono fare una partita a carte?
Gioca all'ombre, signora Costanza. Oh, sì, signora. E la signora Rosina? Dovrebbe dirla. E il signor Tognino? Io gioco a rubamazzetto. Gioca a rubamazzetto la signora Rosina. Perché vuole che giochi a rubamazzetto? Lo saprei, non vorrei dispiacere a nessuno se lei volesse fare una partita col signor Tognino. Non ce n'è bisogno, signora. Via, la signora Giacinta ha ragione. E ci siamo capite. Ma il signor Tonino, che giochi che non giochi, non importa. No, non importa. Sarà a vedere noi che giochiamo, imparerà. Voglio giocare ruba mazzetta. Sì, sarà a vedere Rosina, ecco. Bene, bene, lei lo sa meglio di me, signora Costanza, l'attenzione che ci vuole nel distribuire le partite. Ah, ma lo so per esperienza. Lo so che si fa il modo di unire quelle persone che stanno insieme volentieri. Oh, anch'io sa, sto attenta. Ma quello che mi fa disperare è che c'è qualche volta tra di loro qualche questioncella, o per gelosia o per puntiglio, si ingrugnano senza che si capisca il perché. A chi duole il capo, a chi duole lo stomaco, eh? E si fa fatica a mettere insieme due tavoli. Verrà una, ad esempio, dirà: questa sera vorrei fare la partita con tale. Verrà un'altra: attenzione a non mettermi al tavolino con tale, che non mi ci voglio trovare. E pazienza, anche se lo dicessero sempre, peggio che qualche volta pretendono che si indovini. Ci vuole fare pressione, pensare alle amicizie, alle inimicizie. Ciao, che piace lei la cosa. E qualche volta cercare di mettere la moglie in una stanza e il marito nell'altra. Lei mi capisce. Ah, vero, vero, sono cose vere. Ma sento una carrozza. Sarà la signora Vittoria col signor Leonardo. Fatemi un piacere, signor Guglielmo, andate a vedere se sono loro. L'avevo detto, questa sedia non è per me. Se non volete, non importa. No. So il mio dovere. Dica, signora Giacinta, ma è vero che il signor Guglielmo si sia dichiarato per la signora Vittoria? Lo dicono. Oh, via, come cognata, lo dovrebbe sapere, no? Finora non c'è stata gran confidenza fra lei e me. Oh. Le negoziazioni si faranno presto. Non so, non glielo so dire. Lei, signora Costanza, quando marita la signora Rosina? Chissà, potrebbe darsi presto. Oh, non c'è nessuno che mi voglia. Non c'è nessuno, sta zitta. Mi pare, se non mi inganno. Mi pare, signora Giacinta. Qualche volta l'apparenza inganna. Il signor Tognino è un bravo giovane, mi pare. Un po' scemo. Non ha molto spirito. Che importa, basta che abbia il modo di mantenerlo. Oh, sì, è figlio unico. Vittoria! La mia cara Giacinta. Scusate, vi prego, signora Giacinta, se oggi ho tardato più del solito, ho avuto degli affari che mi hanno tenuto molto occupato. Spero per questo non vorrete incolparmi di trascuratezza o di poco amore. Non sono così discreta. Quando venite mi fate sempre piacere, quando non potete non vi obbligo a venire. Ma prego, accomodatevi. Signor Guglielmo accanto alla signora Vittoria. Come preferisce. Questa mattina il signor Guglielmo non si è degnato di venirmi a trovare. No, non l'ho potuto, signora. Eppure siete stato tutta la mattina in casa. È vero, ho dovuto scrivere delle lettere. E c'era anche da noi, con la maiola accanto. Non sarei mai preso una simile libertà. Sì, ho capito. Signora Vittoria, non bisogna essere così puntigliose. Guardate dalla signora Giacinta, sorella. Lei non tormenta mai nessuno per scarsezza di visita. Io non credo che ci siano degli uomini che piacciono le seccature. Qualche volta i rimproveri sono segni d'amore. Io non lo penso molto suo, io non amo l'accusazione. Tu la vecchia. La vecchia! Ma guarda là, col suo amorino. Ma che bella compagnia! Chi è questa giovanotta? Signora Sabina. Vi saluto, caro, che siete? Non la conoscete? È il figlio del signor dottore. Oh sì, bene, bravo, me ne consolo. È un giovanetto di garbo. È sposato? Signora, no. Quanti anni avete? 16 anni. Ma perché non ci venite mai a trovare? Ad affare. A studiare. Non vai in nessun luogo? Ma sì, sì, ho capito bene, bravi, non dico altro. Non abbiate paura, non sono di quelle. Ferdinando? Sì, signora. Bella cara, datemi il fazzoletto. Eccolo. Ho una fusoncella a quest'occhio. Oh, dove, qui, dove, qui, non vedo niente. Qui. Che c'è? Che c'è? Che mi parete turbare? Niente. Avete rabbia perché ho parlato con quel giovanotto? Signora, no. Allora, signor, vogliono divertirsi? Vogliono fare qualche partita? Incida la signora Giacinta. Ma che vuole giocare la signora, zia? Io ho tre sette in tavola con il signor Ferdinando. No, ma questo è un gioco che mi annoia infinitamente. Ma come? Ma è un gioco bellissimo. Voi che porta, dovete giocare con me. Certo. Avete sentito? Per me sono accomodata. È benissimo. Faranno un ombre in terzo la signora Vittoria, la signora Costanza e il signor Guglielmo. Non so distribuire le partite. Sono degno di giocare con voi. Fare un altro tavolino d'ombre al signor Leonardo. La
La signora Rosina ed io. Come preferisse. È contento, signor Leonardo? Ma per me sono indifferentissimo. Se volete servirsi a qualche altro tavolino, padrone. Non lo so, veda lei, se le pare che le partite non siano disposte bene. Io non posso sapere precisamente il desiderio delle altre persone. Per me non ho altro desiderio che di dar piacere a lei, ma mi pare che sia difficile. È più facile di quello che si creda. Brigida, le carte! È un po' malinconico, signor Guglielmo. No, sono così di natura. Voi amate poco, signor Guglielmo. Anzi, amo molto più di quanto voi crediate. Bravo, piacere che ami anche la signora Vittoria. Che cosa avete detto, signor Guglielmo? Ho da rendervi conto anche delle mie parole. Ecco, ho preparato tutto. Signora Costanza, se fa. Ah, grazie. Signora Rosina. Eccomi. Tognino, venite con me, giù. Ho fame. Buongiorno signora! Buongiorno. Vuole giocare? Vuole fare una partita? Ma certo, perché non mi volete far giocare? Portate un altro tavolino, vada a giocare a rubamazzetto con il signor Tonino. A rubamazzetto? Signor Tonino non sa giocare che è rubamazzetto. E io non potrei giocare a picchetto con il signor Ferdinando? Ma il signor Ferdinando è geniato! E allora andiamo a giocare a rubamazzetto. Però io non gioco più di un soldo la partita. Vai subito in cucina, dia al cuoco che si sbrighi e che crudo a cosa porti il tavolo. Figuriamoci se voglio stare qui un'ora a giocare a ruba mazzetta con questo cretino. Vieni, vieni. Mi pare che un saluto si poteva venire a dare. Ma ve l'ho detto, non sono uscita di casa. Eh già, in casa si sta assai volentieri. Ma signori miei, si gioca o non si gioca? Perché non vado al suo gioco, signora Giacinta? Mi risponda, ho giocato a picche. È un taglio. Taglia, si è rifiutato trio. Ovvio che rifiuti, pensa ad altro la signora Giacinta. Cappotto! Gli ho fatto cappotto! Brava. Ha fatto un cappotto. Signora Giacinta, chissà perché. Ma la padrona di casa deve avere gli occhi ovunque. Sì, difendetela anche. Trionfo! Trionfo? Ma questo non è il trionfo, signora! Niente, vai al suo gioco, signora Giacinta, non è niente. Bravo, ha fatto rubamazzetto, bravo. Mi pare che la signora Vittoria non abbia per me grande amicizia. Non so che dire, in ogni caso si meriterà. Ah sì? Quando? Può darsi presto. Voi sperate che il signor Guglielmo la sposi? Il signor Guglielmo non prenderà mia sorella, neanche in casa vostra verrà più. Davvero? Davvero. Ma via, rispondete! Signori, è in tavola. Oh. Ma io devo finire la mia partita. Ecco, bravo, finitela che voi prendete. Io ho appetito, Bravo! Il rabarbaro ha fatto il suo effetto. 3 soldi, signor Filippo, 3 soldi. No. Allora, andiamo, Giacinta. Prego, signore. Prego, signora Vittoria. Signor Guglielmo. Sì, a servirla. Vada, signore. Su, Rosina. Tognino, su. Sì, mi devo fare una mangiata. Vuole che abbia l'onore d'accompagnarla, signora Costanza. Grazie. Insomma, qualche cosa anche a me, povero uomo. Ma sì, ma povero signor Filippo, qualche cosa anche a lui. Giacinta. Non sarà mai troppo. Voi mi amate pochissimo. Io vi amo quanto so e quanto posso. Non mi mettete alla disperazione, badate. Non facciamo scene, vi dico, venite.
Thank you.